Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, allenamento glutei. Oggi l'allenamento è diviso in due parti. Una prevede l'utilizzo di queste band. Queste sono delle mini band di tessuto, io le preferisco. Io le ho di diverse resistenze. Le ho raccolte un pochino nel tempo, quindi non ho un brand di riferimento, ma so che MyProtein ce le ha. Penso sia soltanto di una resistenza, la mia è in arrivo, quindi vi saprò dare una recensione abbastanza presto. E poi un'altra parte del workout prevede queste resistance bands più lunghe. Sono entrambe di MyProtein, questa l'ho presa recentissimamente, quindi sicuramente la trovate sul sito ed è più sottile, perfetta anche per gli allenamenti che coinvolgono l'upper body. E poi questa è vecchissima, avrà tipo 4-5 anni, infatti ha anche il logo vecchio ed è più resistente, ce l'ho anche in verde ed è ad esempio per allenamenti che coinvolgono le gambe oppure si può attaccare a una barra per aiutarsi nelle trazioni. Quindi ora iniziamo il workout. Tutto l'allenamento si svolgerà in piedi, quindi non andremo a terra. Il primo circuito prevede l'utilizzo della mini band. Facciamo dei walking crab, dove praticamente si mette la banda intorno alle caviglie e poi si compiono dei mini passetti a destra o a sinistra e stando leggermente flessi sulle gambe. Mi raccomando, quando fate i passetti tenete sempre l'elastico in tensione, quindi non chiudete mai i piedi fra di loro ma tenete sempre la distanza costante. Dopo i walking crab facciamo aperture laterali, destra e sinistra. Io mi appoggio sul muretto perché sennò sforzo troppo la schiena, perché insomma è difficile anche tenere la posizione, quindi se non riuscite appoggiatevi. E poi dall'apertura laterali passo all'apertura dietro. Facciamo un minuto di walking crab, 30 secondi per gamba di tutti gli altri esercizi. 3 minuti di workout, ce la si può fare. Thank you.
Adesso facciamo un minuto di pausa e passiamo al secondo circuito con gli elastici più lunghi. Il secondo circuito di questo allenamento è composto da 3 esercizi, 2 utilizzando le resistance bands e 1 a corpo libero. Il primo è uno squat con l'elastico. Rispetto a farlo a corpo libero non cambia nulla, quindi sempre di solito accortezze, piedi larghezza spalle, punte dei piedi leggermente divaricate, si scende e si cerca di mantenere il baricentro in mezzo al piedi. Il secondo è un deadlift a gambe tese. Quindi metto l'elastico sotto i piedi, lo tengo con le mani e da qui tiro su. E il terzo, questa volta senza elastico, è uno squat to deadlift. Quindi da una posizione di squat stendo le ginocchia. Tre esercizi, 3 minuti, quindi 1 minuto per esercizio. Let's go!
è il workout completo, sono due circuiti da 3 minuti l'uno. Uno completamente incentrato sui glutei, l'altro un pochino completo su tutta la gamba. Io ripeterò questo workout per altre due volte, quindi farò un totale di 3 giri. Quindi sono 6, 12, 18 per un totale di 20 minuti di allenamento. Quindi io adesso continuo a filmare i miei ultimi due giri, quindi se volete farlo con me seguitemi. Fatemi sapere se questo video workout vi è piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi adesso ci alleniamo insieme. Let's go!